Eccoci qua, seconda parte di Focus. Abbiamo titolato giorni fa finite le elezioni, tornano i barconi. Stasera parleremo di un certificato medico che è stato richiesto di presentare ai migranti che fanno ricorso. Allora, gli avvocati difensori devono presentare questo documento e lì è scoppiata la bufera, perché ovviamente c'è magistratura democratica che dice che è discriminatorio, altri magistrati dicono che deve valere per tutti. Insomma, ne parleremo tra pochissimo, ma c'è una breaking news politica, e cioè sembra vicinissimo l'accordo per la Camera dei Deputati, la presidenza ai 5 Stelle e la presidenza del Senato a Forza Italia. E come la legge questa novità? Poi non si sa se è Paolo Romani che i 5 Stelle non volevano perché è sotto inchiesta. Diciamo che è un Salvini sanguinante probabilmente, nel senso che... Un'operazione come questa tiene unito il centrodestra, però è evidente che... E Salvini ha fatto un sacrificio, insomma, in quel senso. Ed è enorme, perché... Ha dovuto piegare la testa a Berlusconi. C'è una differenza sostanziale fra il governo e il Parlamento. E il Parlamento è un organo rappresentativo, quindi rappresenta coloro che sono stati eletti in Parlamento. Allora, quelli che sono stati eletti in Parlamento... I due maggiori partiti sono il centrodestra, anche se è una coalizione a trazione leghista, insomma, e 5 Stelle. Mentre sul governo si possono scegliere... È sempre stato così, però, perché in passato avevi una Camera rappresentata dall'opposizione e una guidata dalla maggioranza. Poi si è cambiato e hanno sbagliato, perché... Allora, ricorderai meglio di me Anil De Jotti, no? Ho capito, di fatto te lo dicevo poco. No, ma, vuol dire, prima era Jotti in grado, certo. E dopo... Allora, però, paradossalmente dovrebbe essere andato al Partito Democratico, allora. Perché se oggi c'è qualcuno che è quasi certo di essere opposizione, è il Partito Democratico, per cui... Qui chi ha vinto, insomma, l'altra volta Grasso e la Boldrini, no? Che nessuno ricorda con piacere, mi pare di capire, fra coloro che li hanno votati, rappresentavano comunque tutta la sinistra. Non c'era nessuno dei due, fino a prova contraria, che rappresentasse il 50% degli italiani. Quindi in questo momento comunque quelli che hanno vinto le elezioni sono... l'area di centrodestra a trazione leghista e 5 Stelle, quindi questa rappresentanza, se non rispecchia questi due partiti, è evidente che nel centrodestra è un prezzo che ha pagato Salvini, perché il centrodestra resti unito, dopo succederà, non succederà. Ecco, e questo per quanto riguarda il governo, che cosa può preludere? Perché si è detto dalle presidenze si capirà poi allora, come si andrà a parare, diciamo. Io non conosco i rapporti fra la Lega e Fratelli d'Italia, anche se politicamente hanno un programma molto simile. Però è indubbio che se il centrodestra non è unito, la Lega è il terzo partito in Italia, non il secondo. Certo. Perché il secondo partito è il Partito Democratico. Sì, come diceva Monaco, no? Che non è la Lega, cioè è il centrodestra che certo, va valutato. Certo, sì. Però voglio dire, se si spacca il centrodestra, il primo partito è 5 Stelle, il secondo partito è il Partito Democratico. Il Partito Democratico sta lì sulla riva del fiume in attesa che passi il cadavere. Il Partito Democratico può aver agito bene o agito male, che potremmo fare 10 trasmissioni, 50, 100. Sicuramente o non si è spiegato o non è stato compreso o è stato bocciato dai cittadini. Nel senso che comunque il risultato elettorale non è un risultato che premia un partito di governo. Quindi... Sì, è un problema che penso debbano risolvere prima al loro interno, perché all'esterno è già stato risolto, voglio dire. Per cui è il secondo partito se il centrodestra si rompe. Allora, Federico Raimondi, abbiamo parlato di economia comportamentale applicata anche un po' ai social. Lei che ha visto, è stato in molti paesi, negli Stati Uniti, ha girato l'Europa... Come le sembra, in che situazione siamo noi dal punto di vista economico e aziendale, no? Rispetto ad altri? Siamo arretrati, cerchiamo di recuperare posizioni, che sta succedendo?
Allora, il mercato italiano sicuramente dei punti di vista, dà dei punti di vantaggio che gli altri paesi non hanno, la qualità, il made in Italy, la tradizione. Allo stesso tempo però manca comunque molto rispetto ad altre realtà, quelle del nord Europa, dei paesi anglosassoni, della Germania. In primis direi l'innovazione. In Italia si fa molta fatica ad innovare, si fa molta fatica a migliorare i processi, che in effetti, se uno ci pensa, non è antitetico al fatto che ci sia una forte tradizione, perché comunque abbiamo dei legami molto forti con quello che facciamo. Di conseguenza tendiamo a non accogliere magari il nuovo in modo adeguato e non essere al passo coi tempi. La mia materia, ad esempio quella dell'economia comportamentale, in Italia è quasi sconosciuta. In Australia, ad esempio, solo l'ufficio del primo ministro ha 30 consiglieri che si occupano solo di questo. Ogni ministero poi ha degli economisti comportamentali che fanno questo. In Italia sono veramente pochissimi. Il Veneto, ad esempio, ha la sottosegretaria Barbara Degani, che ha puntato molto su questa cosa qui. Poi a livello nazionale ci sono alcune realtà imprenditoriali, tipo Eni, tipo gestore dei servizi energetici, che usano questa metodologia, però sono, diciamo, delle eccezioni che confermano la regola. Questa, diciamo, tendenza ad avere paura del nuovo, appunto, la si può riscontrare in tante realtà. Ho visto sentito dei dati abbastanza confortanti per le start-up, no? Le risulta questo, cioè che ci sono tante start-up, Padova è uno dei poli principali, no? Che riescono a sopravvivere, perché è una lotta per la sopravvivenza. No? Sì, le start-up ce ne sono effettivamente, parecchie. Il problema è che è molto difficile competere con quelle della Silicon Valley degli, certo, Stati Uniti, perché soprattutto per l'accesso al capitale. In America è veramente facile tirar su 500.000 euro, 1 milione, uno ha un'idea, trova... Anche col crowdfunding, no? Col crowdfunding, con i venture capitalist, sì. C'è la cultura, diciamo, della scommessa, si rischia. In Italia meno, quindi ci si deve rivolgere agli amici, ai parenti per il primo round di fundraising. Basta chiedere alle banche se hanno un ufficio che valuta i progetti o che valuta le idee. Sì. No, hanno un ufficio che valuta le garanzie, che è un po' diverso. Eh sì, esatto. Che è un'altra roba, sì, è un'altra musica, insomma. D'altronde la startup non dà delle garanzie, certo, bisogna, diciamo, certo, scommettere. Bisogna scommettere, sì, sulla bravura di ragazzi che spesso sono, esatto, geniali, che vengono poi costretti ad andare a top, perché per di fatto c'è questo, no? E poi negli altri paesi non hanno il redditometro, che è una porcata, cioè è veramente una cosa oscena, forse ai limiti della costituzionalità a questo punto. In che senso, da che punto di vista? Nel senso che si va, secondo il nostro redditometro, si va a colpire una ricchezza presunta e non reale. Significa, vabbè, che io vado a colpire una ricchezza che presumo tu guadagni in un determinato momento storico, in un determinato contesto ambientale. Ma l'articolo 53 della Costituzione stabilisce il principio di capacità contributiva. Significa che tu contribuisci alle spese dello Stato solamente se ne sei in grado. Quindi io, diciamo così, su una capacità di contribuire realmente alle spese economiche del Paese, ma quando tu mi imputi una ricchezza sulla base di indici quantificabili, che secondo me possono variare da un contesto all'altro in ogni momento, non possono essere rigidi, allora lì tu vai a porre in essere un provvedimento che è chiaramente illegittimo. Allora, perché gli albanesi non arrivano più nelle coste italiane? Adesso ne parliamo, vediamo un servizio di Ilaria Marchiori che spiega molto bene questa vicenda del certificato medico che sarebbe discriminatorio. Vediamo il servizio. Un certificato medico per dimostrare che il ricorrente non abbia malattie infettive. Lo richiede il Tribunale di Venezia nel protocollo sezione immigrazione. I difensori dei migranti dovrebbero dunque comunicare al giudice eventuali malattie infettive del proprio assistito. Decisione non gradita da Magistratura Democratica, giuristi democratici, l'associazione dei legali che si occupano di immigrazione e una trentina di avvocati veneti specializzati che la definiscono discriminatoria. I veneziani che cosa ne pensano? Sono d'accordo, perché dovrebbero chiederlo a tutti magari, ma se uno viene da un posto lontano c'è un effettivo pericolo. Cioè non vedo perché... è un po' come la questione delle impronte digitali. Va bene, adesso le chiedono dappertutto e una volta non si poteva, non si capiva perché. Perché sia anche giusto.
se effettivamente lo fanno solo per gli immigrati e se c'è un motivo ragionevole, appunto, non saprei dirlo, davvero. Sì, può avere la sua utilità. Bisognerebbe contemperare le due cose, perché cioè, un altro garantire la salute pubblica, per ciò che riguarda tutti i cittadini, a prescindere che siano immigrati o meno, e dall'altro ovviamente si tratta di una situazione un po' di emergenza dal punto di vista loro. Cioè. Non penso sia discriminatorio. Perché? Perché fanno una richiesta e quindi se ci vuole della documentazione, quella è quanto per richiedere per ottenere il certificato. Ci sarà una razio, un motivo, ci saranno dei dati statistici che hanno indotto l'autorità del Tribunale a chiedere questo tipo di provvedimento. Bisognerebbe discuterne o interrogare l'autorità che ha emesso il provvedimento. Immediata la replica dei presidenti del Tribunale di Venezia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che evidenziano come l'obiettivo del protocollo sia quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, nell'interesse primario del ricorrente a ottenere una risposta giudiziaria in tempi compatibili con le esigenze di celerità previste dal legislatore e nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Di Rai Macchiari, stasera in regia il Dream Team, Fabrizio Bazzoni, Francesco Ceron con Tony Poll, grazie a tutti i nostri tecnici e i nostri giornalisti, Lorenzo Monaco. Ma guardi, premettendo che io sono favorevole ai vaccini, non capisco perché i nostri bambini devono prendersi una serie di siringate, di 10 se non sbaglio, anche più vaccini per avere solo l'accesso alla scuola pubblica. E ci portiamo dentro di tutto, di più, e non è neanche ammissibile sapere se sta gente ci sta portando delle malattie, se ha dei problemi, che tra l'altro farebbe del bene anche a loro nel caso. E in questo mi riallaccio anche a quanto diceva prima il nostro giovane fortunato lui dottore, che mi piace da matti ascoltarlo e mi fa riflettere, perché dico... Non si fa investimento, non si considera più rischio di impresa, non si dà spazio ai giovani perché i vecchi non mollano, non cedono, le banche non aiutano, le strutture non creano la possibilità di lavorare. Allora cosa ci vediamo? Che i nostri ragazzi si laureano con degli ottimi risultati, sono ambiti all'estero dove vanno magari anche adattandosi ai lavori più umidi per mantenersi per un primo periodo. E noi per controbilanciare cosa facciamo? Portiamo dentro quelli che sono niente altro che gli scarti degli altri paesi, perché ci mandano quello che loro non si vogliono tenere, perché se fossero veramente dei rifugiati dalla guerra li considererei dei fratelli, sarei il primo a darmi da fare per loro, ma quanti siriani arrivano qua? Qua arriva la mafia nigeriana, non prendiamoci in giro, qua arriva droga, qua arriva prostituzione, qua arriva di tutto. Di conseguenza, il fatto, lei poi il direttore sa come la penso io, come la pensiamo noi, l'Italia e gli italiani, noi saremo per la chiusura immediata delle frontiere, per un rimpatrio nella maniera più umana possibile, anzi... Abbiamo anche consigliato di usare la Costa Crociere perché costa molto meno, sembra, di quanto dicono costi e farli rimpatriare, perciò farebbero anche un viaggetto gradevole e piacevole. E evito la battuta guidata da un comandante tristemente diventato famoso, lasciamo perdere, però farli rientrare nei loro paesi, se non sappiamo qual è il loro paese, visto che non possiamo sapere che malattie possono avere, non sappiamo da dove arrivano, li portiamo in Libia. Là si farà un qualcosa, si farà delle strutture, si deve risolvere il problema. Dobbiamo avere una marina militare che controlla le coste e non fa da servizio taxi, dobbiamo avere un esercito che controlla i confini, dobbiamo dare sicurezza, dobbiamo dare tranquillità, dobbiamo dare serenità prima di tutto ai nostri cittadini. E poi, tornando appunto al discorso cui mi ero... appigliato prima, è triste vedere che ci siano delle menti giovani capaci che non hanno spazio, non hanno sbocchi, è una cosa avvilente per una nazione che oltretutto sotto il profilo demografico siamo sotto zero, perché stiamo morendo, stiamo scomparendo
E tutto questo fa parte del piano che si conosce benissimo della sostituzione delle persone. Dobbiamo diventare solo degli automi, dei consumatori, dai bassi stipendi, dei quali tra l'altro contribuisce molto anche quello che una volta si chiamava reddito di cittadinanza, proposto dai 5 Stelle, e adesso troverei più corretto chiamare reddito di disoccupazione, perché se l'hanno fatto diventare con le tre proposte, che anche là non c'è lavoro per nessuno, loro si sentono in grado di fare tre proposte di lavoro per ogni disoccupato, anche là non so come neanche si possono immaginare di trovare, perché se parliamo di 4 milioni di disoccupati sono 12 milioni di posti di lavoro da proporre. Se Berlusconi era un visionario e Renzi era un visionario con il loro milione, questi son folli, insomma. Sicché continuo a dirlo, purtroppo è una situazione che era terribile prima delle elezioni e adesso è diventata veramente tragica. Si dice che questo risultato sia quello che l'Europa temeva, no? Lo scenario peggiore, aveva detto Moscovici, o forse era stato il Presidente della Commissione Europea. Allora, Padova, io devo fare la disgrazia toracica al primo terzo all'università e solo all'ospedale di Padova. Dice il correttore automatico probabilmente, no? È risonanza, sì. Viene fuori disgrazia. Vabbè. Allora, ma effettivamente non è molto sbagliato, cioè, perché per fare la risonanza, sì. Nonostante noi ci vantiamo di avere la sanità a livelli di estrema eccellenza, non è che ci vogliono proprio 15 giorni, parliamo di mesi di attesa. Allora, io avrei la soluzione: da Roma in giù governo Movimento 5 Stelle, da Roma in su governo centrodestra. Sì, insomma, come Graziano Azzalin. Sì. No, rispetto, dicevamo, sulla questione del certificato medico, anzi vediamo prima un altro servizio e poi le do la parola. Vediamo il secondo servizio e poi andiamo da Graziano Zanetti. Sì. Cioè, è difficile, come ci fa a dire che è discriminatorio? Capiamo che questi vengono da paesi civili e gli altri vengono da paesi dove non sappiamo neanche come sia là. C'è una forma di tutela sanitaria per prevenire? Certamente è una cosa che può anche essere giusta. Non è discriminatorio, non è razzista? No, è perché ci sono malattie che possono essere importate e lo fanno anche gli altri stati, tipo l'Australia, tipo visita sanitaria deve essere una cosa valida. Sarebbe bene che questi profughi siano anche controllati da quell'atto, dal giudice, da chi è proposto a seguirli, insomma. Qualcuno dice è discriminatorio, razzista. Ma non credo, signora, penso che anche a un italiano si potrebbe chiedere un certificato medico di buona salute. Non lo so, se il giudice lo crede opportuno, io penso che è nella legge. Lo trova discriminatorio nei confronti di questa persona, di questo straniero? Non è discriminatorio, io penso che sia una certa cautelazione, insomma. Penso che abbia ragione il giudice, o no? Scusa, qua è un problema sanitario, teoricamente da un punto di vista sanitario dovessimo essere tutti quanti a posto, se non lo siamo ha ragione a chiederlo, voglio dire, se è nel dubbio, però lo trova discriminatorio? No, perché deve capire, non è questione discriminatorio, se uno è ammalato può contagiare gli altri, non è discriminatorio. Questo è altro, Non ho capito bene il senso di queste proteste, si diceva anche prima come arrivano, sono controllati giustamente perché c'è una tutela sanitaria da garantire, quindi il fatto poi di produrre anche un certificato, qual è lo scopo? È evidente che se c'è qualcuno che, voglio dire, non è in grado di produrre un certificato di esenzione da malattie infettive, significa che ha delle problematiche che occorre porre rimedio, cioè, quindi voglio dire, non trovo questo un problema da rilevare come una questione di tutela di privacy, certo. Di diritti, allora. Di violazione di diritti, eccetera. Ecco, perché quanti certificati di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione sono richiesti nel nostro ordinamento per, diciamo, qualsiasi cittadino italiano rispetto a determinate pratiche? E quindi voglio dire, non trovo per tutte le assunzioni, ma non trovo. Cioè, quindi ecco, forse c'è un eccesso da questo punto di vista, forse si nasconde qualcos'altro, cioè, vuol dire, non è che se uno ha una malattia viene espulso, viene messo in una situazione perché deve, diciamo, guarire da quella situazione.
Mi pare che questo sia, voglio dire, quindi non ho capito il senso di queste proteste. Ecco, il servizio probabilmente la sintesi del servizio non ha dato una spiegazione sufficiente in questo, ecco, quindi senta, mi astengo dal dare un giudizio complessivo, però non mi pare, per quello che ho sentito, un problema. Senta, Zalin, viene spesso apprezzato il lavoro di Minniti, no? Per quanto riguarda ma adesso il problema sarà nelle more di questo governo che non c'è, che questo accordo con la Libia va rinegoziato. No, nel senso che i flussi hanno rallentato perché sono state date delle risorse alle milizie della zona via Sabra e lì i barconi non partono più. Ma se a un certo punto non viene rinnovato questo contratto, di nuovo. Le sembra questo, direttore, un problema per cui le forze che hanno ricevuto così tanto consenso dei cittadini si assumono la responsabilità? Certo. Questo non era un tema, diciamo, principale per il quale si è chiesto il voto agli italiani. E allora rispetto a questo non si può dire non mi interessa, è un problema da altri o è di Minniti che non può più intervenire nei termini che poteva farlo, perché il governo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione. Anche da questo punto di vista bisogna assumersi delle responsabilità e non lo si dice per scaricare, perché anche questi, usiamo i termini giusti. Ci sono state delle elezioni, allora si provi in Parlamento, è una Repubblica giustamente un sistema parlamentare, ci si può mettere d'accordo, ci sono dei punti su cui si converge, quelli fanno parte del programma di governo, altri probabilmente non lo faranno. E si va avanti un anno oppure si intende non fare un governo di legislatura o non fare un governo politico, però compete a chi ha ricevuto il consenso. Si parta anche da questa questione, si è detto che si vuole risolvere il problema dell'immigrazione in maniera radicale, ebbene mi sembra questo un motivo sufficiente per risolverlo, perché voglio dire, adesso mi aspetto che insomma, il problema sia risolto, no? E che però non si nasconda poi dopo la polvere sotto il tappeto e si dica beh non vengono più di qua però muoiono tutti nel deserto, comunque una forza occidentale che insomma no? Se mi intrometto, ecco. Che a volte se mi dispiace anche no, la verità siamo nel senso che le interrompo, ecco. Il talk è previsto anche questo, no, eh? Più che altro allora è un tema caldo. Sì, è assodato che queste persone che noi accogliamo non hanno, la gran parte non ha diritto di rimanere qua, nemmeno di venire, di essere mantenuto a spese nostre, è un dato assodato e lo dimostrano i fatti, mi sembra accaduto a Firenze, dove un nigeriano è stato ucciso da un folle italiano. Fammi finire il ragionamento. Per quell'ingiustizia subita, i senegalesi, giusto, hanno messo in atto una rivoluzione devastando il centro città. Quindi io mi domando, ma questo coraggio che hanno di agire nel nostro paese a tutela dei loro conterranei, lo dimostrassero nel loro paese dove scappano dalle guerre, non sarebbero differenti? Quanto? E poi un'altra cosa, discriminazione e razzismo di cosa? L'Italia è il secondo paese dopo la Germania ad accogliere le domande di richiesta d'asilo, quindi vuol dire che se tutti fanno le domande a noi un motivo ci sarà. È che evidentemente hanno capito che qui questo è il paese dei balocchi, il nostro governo fino adesso ha dato questa immagine, per cui noi continuano ad arrivare un flusso inarrestabile che noi dobbiamo mantenere a nostre spese, nonostante sia ingiusto farlo. Quindi la discriminazione parte a monte, parte alla radice del governo. Io non capisco perché se un italiano non paga l'affitto viene buttato fuori in strada e chi se ne frega, mentre se un immigrato, un ragazzone, bel forma e in salute, mi entra col barchino clandestinamente, gli viene dato vitto, alloggio e anche cure mediche, insomma. Quindi ecco, la discriminazione dove sta? Sta a monte, secondo me. Sta nell'opera che ha portato avanti fino adesso il governo, ingiustamente, e adesso è facile dire gli italiani hanno votato un altro governo, si arrangeranno. No, facile, certo, ci arrangeremo, ma questa situazione disastrosa... Certo, no, ma questa situazione disastrosa che poteva essere arginata con molto poco, ora è diventato un problema di dimensioni colossali ai quali questo governo cercherà di dare delle risposte. Sul passato la gente e i cittadini hanno già dato un giudizio, ma adesso i cittadini vogliono che si mettano in pratica quegli impegni politici che sono stati assunti in campagna elettorale. Io sono pienamente d'accordo. Il giudizio politico sul passato è già stato dato. Io sono pienamente d'accordo. È stato negativo per chi ci riguarda. Bene, adesso si mettono in pratica. Allora volete ammettere, se si risolve un problema, okay. È solo posto il problema che si è risolto tenendo presente. Ma perché non siete, invece di fare politicamente corretti, perché non ammettete che tutto quello che avete raccontato riguardo all'immigrazione è falso, avete preso in giro gli italiani? Questo perché lo non lo raccontate? Questo lo dici tu. Il 90% di quelli che arrivano scappano
dalla guerra. Io non ho mai detto che bisogna accogliere chi scappa dalla guerra. Io, anche io non ho ancora visto un siriano, non ho ancora accolto un siriano nel mio paese, però in compenso i tuoi e i miei conterranei che avevano ragazzotti giovani da mangiare ed emigravano e non erano espulsi. Chiaro, quindi il problema è un po' più complesso, non parliamo solo di non è di complesso, dalla è stata una questione di business, punto, è semplicissimo. Non allora, a proposito, quello. Scusate, di questione di business, un'altra notizia bomba di oggi è che è stato fermato l'ex presidente francese Sarkozy, che avrebbe ricevuto dalla Libia nel 2007 5 miliardi di euro per la sua campagna, 5 milioni di euro, scusate, per la sua campagna elettorale dal leader della Giamahiria libica Gheddafi, leader che poi lui nel 2013 fece bombardare, di cui scoppiò ci fu l'instabilità in Libia. Ecco, appunto, adesso la lettura che si dà dice, ma sono collegate queste due storie, la Libia lo paga e lui poi li bombarda per metterli a tacere perché si sono comportati, chi lo sa? Speriamo di no. Chi lo sa? Raimondi, lei che è stato negli Stati Uniti, Trump l'abbiamo visto giorni fa che sceglieva fra tre muri quale utilizzare, no? La via da ridere, era lì che diceva, ma adesso sguerò che Hollywood, no, cioè era lì che sceglieva il muro, no? Gli americani su questo lo seguono, è una sua battaglia, diciamo, mediatica. Allora, l'America adesso è divisa in una maniera, come penso, dei tempi della guerra di secessione. Veramente ci sono due Americhe adesso, cioè quella, diciamo, delle coste, sì, e poi c'è quella più interna, rurale, che è molto... Che sarebbe quella che ha votato Trump. Che sarebbe quella che ha votato Trump, no? Esattamente. E, ovviamente ci sono state delle misure che la gente pensava, si dicono in campagna elettorale e poi si fa tutt'altro. Persino l'elettorato di Trump su alcune misure è rimasto stupito, appunto su come determinate linee poi siano state effettivamente seguite, anche laddove non necessariamente aveva un senso obiettivo su cose che, al di là del muro, in generale, cioè, sì, su cose che dal punto di vista anche apolitico obiettivamente non... insomma, potevano essere discutibili. La questione dell'immigrazione in America, insomma, è, direi è tanto rilevante quanto lo è in Italia adesso. Ci sono un sacco di lavori in America che se ne stanno andando. C'è da dire che purtroppo tanti di questi lavori non è che scompaiono per via dell'immigrazione, ma i problemi sono più complessi. Bisogna c'è l'avanzamento dell'automazione tecnologica, ad esempio, non mi ricordo le cifre, però si parla di centinaia di migliaia di persone che nei prossimi 10 anni, si stima, non avranno un lavoro per i veicoli automatici, certo, quindi tutti i tassisti, tutti i camionisti. Purtroppo lì non c'è messicano che tenga, non c'è siriano che tenga, questi sono problemi che nel terzo millennio, insomma, devono essere affrontati in un'ottica, diciamo, complessiva. L'immigrazione assolutamente è un fattore rilevante, bisogna però affrontare questi approcci, secondo me, questi temi con degli approcci, secondo me, multidisciplinari. Tra l'altro c'è anche la vicenda dei dazi, no? Il Veneto è stato molto colpito per la questione dell'alluminio, perché anche qua ci sono molte importazioni e ci sono tante aziende che in difficoltà. Esatto, simili misure erano state attuate nel settore del carbone. Anche lì non c'è dazio che tenga, il carbone non è più economicamente sostenibile. Ha molto più senso investire sulle rinnovabili, ma anche dal punto di vista economico. Lì, non c'è dazio che tenga, non c'è confine che tenga, purtroppo, insomma, il mondo cambia e bisogna rimanere al passo coi tempi. Ecco, Padrini, voglio sentire anche Zalin. Ha fatto bene Zaia diciamo, a violare l'embargo deciso dall'Europa contro la Russia per la questione della Crimea? Cioè, Zaia ha detto, noi abbiamo un sacco di interessi in Russia, perché non è che possiamo... Ma dipende se la battaglia la fai per te o la fai contro terzi. Allora qua l'impressione era che noi italiani fossimo destinati a fare una battaglia contro terzi per l'America, per cui una battaglia contro terzi o hai dei vantaggi, altrimenti è come il discorso dell'Europa, no? È come il discorso degli ospedali che si fanno o non si fanno. Allora, se uno deve morire
aspettando che si costruisca un ospedale è contrario, perché vuole una risposta subito. Se il fatto di fare grande l'Europa significa che una generazione vive in modo precario il lavoro, uno si domanda perché la sua vita deve essere di precariato. Allora, in una battaglia come questa, se l'Italia ha un danno economico rilevante, ma voglio dire, se noi andiamo sulla storia della Crimea, la Crimea è sempre stata russa, questa è la realtà, è russa per coloro che ci abitano, è russa storicamente, poi quando esisteva l'impero comunista, una sera forse tra i fumi dell'alcol l'hanno regalata, ma voglio dire, questo non toglie che la maggioranza di coloro che abitano in Crimea siano russi. Invece, secondo me, sulla questione Trump, un argomento che secondo me coinvolgerà molto gli italiani, non sono tanto i dazi che appartengono a una cultura economica già di un certo tipo, ma il patto di riservatezza con la pornostar, che adesso sembra venga rivelato. Allora, conoscendo un po' gli italiani, secondo me questo sarà un argomento prevalente rispetto all'acciaio e rispetto all'alluminio. Anche in America. Allora, Mariam è stata uccisa da un gruppo di africane con cittadinanza inglese per ius soli, perché nascondere la ragazza di origine egiziana, però residente in Italia, che si era trasferita in Inghilterra ed è stata uccisa da queste bulle, non so per motivi, si è detto razziali, di ius soli, non so, però è una storia tremenda che, di cui si è fatto bene a parlare a lungo. Allora, ha parlato a lungo nell'ultimo caminetto qui in studio a Focus il presidente del Veneto Luca Zaia, due ore proprio, un one man show del governatore, abbiamo fatto un botto di ascolti pazzesco. Io tutte le volte mi chiedo, ma come fa quest'uomo a fare questi record assoluti? E poi esce la classifica, è sempre al primo posto, è per quello, no? Vediamo. Governance Poll 2018, in vetta c'è Luca Zaia. Il sondaggio che fa la classifica dei presidenti di regione, firmata SVG, mette in fila le preferenze degli italiani. E in cima, lì sulla vetta, c'è lo scranno più alto di Palazzo Balbi. Secondo alcune indiscrezioni sugli esiti del sondaggio, Luca Zaia è al primo posto in Italia per efficacia dell'operato dei presidenti di regione, con un gradimento del 56%, davanti al governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ottenuto il 47% delle preferenze, e davanti al presidente della Toscana, Enrico Rossi, con il 36%. È una soddisfazione, ma un risultato come questo assegna anche grandi e ulteriori responsabilità, ha commentato il presidente, che ringrazia anche la giunta e tutto il consiglio. Come ho sempre sostenuto, i risultati si raggiungono col lavoro di squadra. A rappresentare il Veneto, oppure la politica amministrativa o da ministro dell'agricoltura, da anni oramai calca anche le scene nazionali, divenendo personaggio noto a tutto lo stivale. Ancor prima del suo partito lui aveva raccolto consensi da nord a sud, difendendo l'italiano parmigiano dal parmesan mentre era alla guida del dicastero e le origini trevigiane del tiramisù mentre porta avanti la questione veneta, con un unico e sempre verde motto. Penso che la motivazione e lavorare a pancia a terra aiuti di più all'obiettivo. Zaia è abile, ma non si sa da oggi, lo si sa da ieri, a comunicare, a intervenire su tutto, spesso interviene anche laddove non ha competenza. Ci sono tanti problemi anche in questo Veneto, probabilmente un po' alla volta ce ne accorgeremo, per adesso viviamo ancora in questa bolla zaiana per cui tutto sembra funzionare a meraviglia. Non è così, oggi per le calli veneziane sono venute, insomma, una comunità di pescatori, certo, del Polesine, Pila, si è trasferita in massa dicendo e chiedendo a Zaia basta promesse, mantieni gli impegni, perché da anni queste persone rischiano la vita per uscire in mare a pescare e parliamo di un'economia del Polesine, parliamo di un'economia, perché è il 30% di quello che si realizza su quel versante, diciamo nel settore pesca, nella costa veneta. Quindi parliamo di migliaia
di persone che vi lavorano, eccetera. Quindi insomma anche su queste cose non ci siamo. Vogliamo parlare della sanità, vogliamo parlare che sono stati aboliti gli URP negli ospedali, che si invitano la gente a fare una serie di ricorsi, a chiedere lettere, ci si mette in una posizione terza quando si è responsabili, diciamo, massimi di quel sistema? Vogliamo parlare se tutto funziona? Vogliamo parlare perché si sono spesi 100.000 euro per quelle strutture? Cosa servono quelle strutture? A delegittimare un sistema, diciamo, e delle responsabilità? Ci mettono mesi a rispondere a un'interrogazione? Quanto tempo dovranno impiegare i primari, gli operatori sanitari, per rispondere alle lettere di chi va in ospedale e non può più parlare con l'URP perché ha la lettera che deve in qualche modo? Cioè, voglio dire, ci sono tante cose che... L'eccellenza veneta di cui ci si riempie la bocca c'è malgrado Zaia, voglio dire, non è che ora si sta distruggendo un certo sistema, non è che l'università Battavina, quella veronese, sono esistite e partite con la prima giunta Zaia, hanno una storia, e hanno anche alle spalle, diciamo, del costrutto scientifico che prescinde, per fortuna, da una certa cultura, diciamo, da questo punto di vista. Quindi le cose vanno viste in maniera un po' diversa, ecco. Sarebbe auspicabile che, visto che c'è anche quegli ascolti record, e magari io potrei suggerirle, direttore, di aumentare quei livelli di ascolto, magari anche con un confronto che il nostro governatore non ama, perché lui non ama, diciamo, avere il confronto, il contraddittorio, non lo ama qui, non lo ama in consiglio, non lo ama da nessuna parte. E forse questo con il tempo è un altro errore che qualcuno ha pagato in maniera più breve, ma che anche Zaia in qualche modo deve fare i conti. E credo che questa politica di parlare da solo per monologhi e dare una sola verità e quindi non accettare il minimo confronto, alla fine non sia pagante e non sia quello che serve ai veneti, perché non dà conto di tutte le sfaccettature dei problemi. Televisivamente, tra l'altro, il match è sempre, sicuramente farebbe... Confido nella sua fiducia. Ci lavorerò, cercherò. Ma non, diciamo, non dispero di riuscirci. Allora, andiamo un attimo a vedere, a proposito di problemi, cosa succede ai dipendenti della Troni, perché purtroppo questi magazzini chiudono e ci sono tanti uomini e donne che perdono il posto di lavoro. Vediamo. Presidio sotto il palazzo della Ragione dei lavoratori di DPS, società che gestiva 43 negozi a marchio Troni, ora chiusi dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda, che contava in Italia oltre 800 dipendenti. I lavoratori coinvolti nella procedura di merito sono 75, sono 75 famiglie che ad oggi sono senza la possibilità di andare a lavorare, senza la possibilità di percepire lo stipendio soprattutto. Da Zero Branco ad Albignasego e Conselve sono quindi partite le procedure di licenziamento al termine di un lungo calvario che aveva già sfiancato i lavoratori. Da 6 mesi ormai la viviamo male, perché comunque è stato un continuo scendere in un abisso che comunque non aveva fondo. Adesso il fondo l'ha avuto. Siamo arrivati a una situazione che era paradossale, cioè stavamo nel negozio senza poter dare il nostro servizio. Negozi vuoti, gente che entrava e neanche chiedeva, usciva. A determinare il fallimento, spiegano dal sindacato, la crisi generale del settore dell'elettronica di consumo a causa dell'aumento del commercio online e di scelte aziendali poco lungimiranti. In mattinata i dipendenti hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, che ha promesso di sollecitare l'apertura di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione della società e del comparto e di attivare le politiche regionali per il reinserimento lavorativo dei dipendenti nel caso non vi fossero manifestazioni di interesse da parte di potenziali compratori. Noi speriamo che la politica si faccia carico e si faccia portavoce delle esigenze in questo momento fortissime dei lavoratori di essere ascoltati e di essere supportati, e che la voce del Veneto arrivi fino a Roma e il Ministero ci dia ascolto e ci dia una mano a risolvere e a uscire da questa situazione di assoluta incertezza. Servizio del mitico Tommaso Stoppa, uno dei nostri giornalisti della redazione di Venezia e Mestre. Allora, Aurora Soranzo, lei è di Casalserugo? Sì, sono di Casalserugo. Uno dei paesi travolti dall'alluvione del 2010, ricordiamo, eravamo stati lì con gli stivaloni anche noi. Senta, e questo Veneto così tra crisi e sintomi di risveglio, come lo vede, insomma? No, il Veneto di per sé si è sempre rimboccato le maniche e si sono sempre dati da fare, cioè noi come popolo ci siamo sempre dati da fare di fronte alle emergenze, alle situazioni, quindi penso che faccia parte proprio del nostro spirito quello di volersi
proiettare sempre sul davanti, non rimanendo sempre a piangersi addosso. Io non penso che sia una fase temporanea della vita, perché ci sono sempre stati comunque anche nel passato dei cicli storici in cui ci sono stati dei spostamenti ed altro che hanno poi contribuito a una certa tipo di rivoluzione da un punto di vista industriale, lavorativo oppure anche economico, quindi è solo una fase diciamo di stagnante di cui noi viviamo che deve passare. Senta, c'è una mostra fotografica a Casa Serugo? Sì, praticamente sabato 24 marzo dalle ore 14 alle ore 17 presso la Sala Anziani vicino alla farmacia di Casal Serugo c'è una presentazione fotografica della storicità di Casal Serugo, dei posti. Praticamente si potrà vedere questa mostra fotografica delle ville di Casal Serugo e dei suoi insomma eccellenze monumentali, e poi una persona che vorrà potrà richiedere una stampa e una copia come ricordo della fotografia stessa, perché comunque un comune deve comunque valorizzare le eccellenze che ha nel proprio territorio per poter incrementarle anche da un punto di vista economico, perché noi deteniamo il 70% di patrimonio UNESCO qui in Italia, ma non lo utilizziamo per far cultura, e questo, cioè per fare, sì, far cultura, ma soprattutto per creare un'economia intorno a questo bene culturale. Quindi non riusciamo a, cioè magari chi è all'estero potrebbe vedere il nostro patrimonio storico come una ricchezza da sfruttare, noi invece non lo sfruttiamo e lo lasciamo così decadere, lasciandolo così nelle mani di altri. Bene, allora tantissimi sms, centinaia anzi direi, davvero abbiamo superato i 1000 come succede nelle migliori serate di Focus, grazie a tutti ai nostri ospiti, veramente, a Lorenzo Monaco, a Aurora Soranzo, grazie. Graziano Azzalin, a Leonardo Quadrina, Valeria Mantovani, Federico Raimondi, grazie a tutti, ci vediamo domani sera ovviamente, state con noi su Rete Veneta, arrivederci. Solo lui domani sera. Buona... Ciao solo io. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani.